possibile! Oh, giuro che mi sento male! Non stai bene, Miabe? Forse ti ha fatto male quello che hai mangiato! E smettila di dire scemenze, tu! Eh? Oh. Natsuno, possibile che non ti arrabbi nemmeno adesso? Intendi perché questa principessa Arina ci ha fatte venire qui? Ma non è questo il punto! Questa cosa dovevano dircela dal primo momento! Tu avresti dovuto dirci subito chi e come ci ha chiamate! Tu l'hai sempre saputo! Mi dispiace molto. Noi credevamo che lo sapeste già! Un accidente, sapevamo! Ah, già. Beh, forse... in fondo... può essere... Quindi tu ci hai ingannate fin dal principio e intendevi continuare ancora per molto a recitare questa commedia! Rispondimi, maledizione, perché ci hai tenuta nascosta l'unica cosa importante? Dai, Miabe! In fondo... E tu perché ti ostini a prendere sempre le parti di questi nanerottoli bugiardi? Ma non è che... Su, su, alla fine l'avete saputo, quindi adesso è tutto a posto, non è vero? Secondo me, anche se non ce l'ha detto, Char non aveva intenzione di mentirci. Sentiamo allora, dove si trova questa principessa? Voglio chiederle di rispedirmi subito a casa e senza fare storie. Sì, d'accordo. Allora dove possiamo trovarla? Non preoccupatevi, vi porteremo subito da lei, giusto? La principessa si trova nel castello di Griania. Partiamo subito, forza! Deve essere un bel posto, vedrete che vi piacerà. Non è così. Ah? La principessa Arira non si trova più a Griania. E allora dov'è? Qualche tempo fa lei è stata fatta prigioniera dalla fazione di Baljidan. Non è possibile! Ne sei proprio sicura? Mali, non c'è nessun bisogno che tu venga insieme a me. Preferisco di gran lunga morire piuttosto che rimanere qui un altro minuto. Non pensi a come sarà triste il capovillaggio? Mio padre, ma se è lui che ultimamente si porta dietro Dal ovunque vada. È stato lui che ha fatto entrare quel vigliacco dentro casa mia, no? Questo sarà anche vero, ma allora, una volta raggiunto Char, che cosa farai? E va bene, ho capito, verrò via con te. Veramente? Ma dai, me lo chiedi. Grazie, Mani, grazie. Però... come farai a casa tua? Non preoccuparti di questo. Piuttosto quando partiamo. Stasera stessa? Questo è Berzegle, il nostro villaggio. E questa è Griania. Baljidan si trova proprio dal lato opposto a Griania e stringe Berzegle sui fianchi. I ribelli alleati con Baljidan si trovano nei pressi di Berzegle. Però, se la principessa è stata presa prigioniera, è strano che la notizia non sia trapelata. Il re di Griania per ora è riuscito a nascondere quello che è successo. La popolazione crede che la principessa sia ancora al castello. Ma stiamo parlando della principessa. Perché non cercano di liberarla? Dovrebbero essere almeno avviate delle trattative. Sarebbe la guerra. Eh? Quindi è per questo motivo che non ci hai detto nulla? No. E comunque ci sono rimasto un po' male io. Comandante, almeno potevate dirlo a noi. Lo sapete che potete fidarvi. Mi dispiace. Ma no... non dovete dire così. Però, allora, tutte quelle voci sono vere. Voci? Quali voci? E sta un po' zitto, accidenti. A questo punto mi sembra piuttosto inutile ostinarsi a fare i misteriosi, non ti pare? Di che si tratta? Alcuni parlavano di problemi fra Char e la principessa, quindi lui ha dovuto rientrare. Hanno litigato? No, tutto il contrario, si dice. Come il contrario? Oh... ma allora come la mettiamo con quell'altra ragazza, Reka? Già, è vero, c'è anche Reka. È ora del giro di ispezione. Forza, Geog, andiamo. Ma perché? Chiudi il becco! Tu in realtà sei a conoscenza di dove è stata portata la principessa, vero? Se così non fosse, non credo che te ne staresti qui così calmo e tranquillo. Dici, Miabe. Se è come dico io, portaci da lei. Ma quelli di Baljidan sono nemici, ho capito bene. È molto pericoloso. Perché? Ti sembra che ora siamo al sicuro? C'è un luogo che non sia pericoloso qui. Per noi è assolutamente identico. Io incontrerò la principessa Arira a tutti i costi. Scusa, zia, c'è altro che devo fare? Butteresti via la spazzatura che c'è sul retro. Sicuro. Buonanotte, allora. Reka? Non ti ha visto nessuno, vero? Sarà meglio che andiamo prima di incappare in qualche pattuglia di ronda. Fatti da parte, abbiamo da fare. Hai forse intenzione di raggiungere Char? Dove andiamo non ti riguarda, Dal. Lo sto chiedendo a Reka, non a te. È così. Vado in cerca di Char. Perché io non riesco nemmeno a sfiorare il tuo cuore?
Forza, Rek, andiamo. Dici che prima o poi ci abitueremo. È così strano. Come? Hai detto qualcosa? Niente. Sai una cosa, Miabe? Alla fine devo ammettere che quasi quasi mi piace. Che cosa? Mi piace farla all'aperto. Non ti fa sentire più fresca. Non è che per caso se fai il test dell'anello di cui parlavamo oggi, viene fuori che a te non serve nemmeno la carta igienica? E perché? Niente, non importa. Andiamo? Dici che l'anello si romperebbe con la carta igienica. Ehi, aspettami! Dove sei? Che fine hai fatto? Dove sei?